che è importante differenziare, è importante partire da bambini e arrivare anche ai genitori che appunto transitano anche per queste piazze. La differenziata è il futuro ed è l'unica soluzione che ci potrà salvare dal problema dei rifiuti. 8 imballaggi su 10 di alluminio vengono riciclati ed è un valore molto importante, una sorta di consenso che otteniamo dai cittadini, gli italiani che partecipano, no? Sono un anello imprescindibile di questa catena dell'economia circolare di cui proprio l'alluminio è uno dei principali interpreti. Siamo tra i primi al mondo sia per quantità riciclate ma anche per il fatto che il 100% dell'alluminio prodotto in Italia proviene dal riciclo, quindi rispetto proprio ai principi dell'economia circolare direi che non c'è niente di meglio. 3/4 dell'alluminio che utilizziamo oggi è lo stesso usato 200 anni fa all'inizio della sua produzione. Un materiale abbondante e riutilizzabile a ciclo praticamente infinito e l'Italia è l'avanguardia nel suo recupero. In Piazza Carità è arrivato il tour Alu Days, un mini villaggio per promuovere la raccolta differenziata di questo materiale che a Napoli si raccoglie insieme con la plastica e conta già 147 tonnellate l'anno, una quantità sufficiente a realizzare ad esempio 290.000 caffettiere, oppure 13.000 biciclette, 115.000 padelle ed oltre 15.000 cerchioni per auto. Fino a sabato dalle 10 alle 18 le scuole e i visitatori potranno visitarlo fra giochi e interazioni. Gli appuntamenti servono uno ad avvicinare i ragazzi, a formare sempre di più la buona qualità della raccolta differenziata, come vedete sono molto interessati. L'altra cosa importante è far capire che chi fa la differenziata non viene poi messo tutti insieme come si suole raccontare questa favola metropolitana, non è così, è una leggenda, in verità viene separato quello che non è buono, purtroppo non viene utilizzato, che è una minima parte, ma la maggior parte viene recuperato, diventa per esempio nel caso dell'alluminio lattine, macchinette del caffè, biciclette addirittura, e le nostre 147.000 tonnellate che noi puntiamo a far crescere con l'aiuto del CIAL rappresentano anche un segnale che vogliamo dare ai cittadini: utilizzate le campane gialle, non a terra, dentro, utilizzate le isole ecologiche, ma soprattutto state tranquilli perché il vostro sacrificio insieme al nostro ha come valore finale la salvaguardia dell'ambiente e il riutilizzo di questo materiale.